Sono qui per fare una lezione, non sono un esempio in niente, mi sono trovata a scrivere per un caso, nel senso che, come diceva Padre Vincenzo, ho fatto dopo l'università un po' abbastanza a caso, ho fatto concorsi e cose e sono riuscita, cioè sono entrata alla scuola di giornalismo, ho cominciato a farlo giornalista. E quando mi hanno offerto di fare uno stage ho chiesto di andare a Roma perché pensavo, insomma, che avrei forse imparato di più stando in un TG nazionale. Io sono di Perugia, come forse si sente. E poi ho cominciato appunto a lavorare a Roma, lì ho incontrato mio marito che è romano di San Giovanni, quindi proprio non si può spostare per nessun motivo al mondo dal quartiere, neanche dalla città. E così ci siamo fidanzati e sposati, o come dice lui, cioè, lui quando vede le foto dice il tuo matrimonio, dico no, veramente sarebbe il nostro, ma insomma, comunque, diciamo che ci tenevo un po' più di lui, almeno, no, sicuramente all'inizio sono stata cioè, gli ho dato appuntamento in chiesa, il giorno, l'ora, gli ho detto vieni, magari con la giacca se puoi, la cravatta non importa, infatti non l'ha messa, quindi vabbè, insomma, diciamo l'inizio non è stato proprio di quei matrimoni perfetti, dei sogni e neanche proseguo, siamo proprio normalissimi. Poi sono nati appunto quattro figli, due maschi e due femmine, e mentre lavoravo al TG3, stavo alla redazione Economia, che è quanto di più lontano da me, però c'era un buco, mi ci hanno messo, ma non era proprio, diciamo, e infatti si vedeva perché, ecco, non è che fossi proprio la firma di punta. E quindi in un periodo di particolare, insomma, difficoltà al lavoro, a un certo punto proprio c'era un periodo in cui non lavoravo molto perché, insomma, vabbè, sono cose che succedono nelle redazioni. C'avevo un po' di tempo vuoto che dovevo comunque stare al lavoro, pur dovendo lasciare a casa quattro bambini piccoli. E quindi una volta, mentre leggevo i giornali che ci arrivavano in redazione, ho letto un articolo sul Foglio di uno che aveva parlato di uno, cioè Camillo Langone, che poi è diventato un amico, che aveva parlato dell'educazione dei bambini. Del fatto che bisogna parlare dell'inferno dei novissimi ai bambini senza aver paura di spaventarli, perché noi che crediamo, insomma, crediamo che questa sia la verità e quindi non va edulcorata. E quindi gli ho scritto una mail la prima e ultima volta in vita mia che ho scritto a uno sconosciuto tipo fan per fargli complimenti, così. E lui mi ha detto, ma chi sei? Che fai? Dico, no, ora faccio finta di fare la giornalista della redazione Economia, ma in realtà piego calzini, stiro, pulisco i vomiti e poi con il tragitto da casa al lavoro telefono alle amiche per convincerle a sposarsi, perché in quel periodo ero circondata da amiche, una sorella, una cugina e diverse amiche che non si stavano decidendo. E quindi lui mi ha detto, ma perché non scrivi un libro? Dico, no, guarda, già sono negata a fare la giornalista, figurati se scrivo un libro. E però, visto che lui aveva già un editore, ho detto, guarda, io ti dico le cose che dico alle mie amiche, sono queste, ho fatto i corsi vocazionali, matrimoniali, ad Assisi, ho capito alcune cose che solo la Chiesa mi ha detto sull'uomo, sulla donna, sul maschile e femminile, che mi hanno tanto aiutato nel mio matrimonio all'inizio, un po' faticoso prima che prendesse, insomma, il via. E quindi gli ho detto, io alle mie amiche spiego queste cose che io ho ricevuto dalla Chiesa, infatti grazie dell'appellativo di scrittrice, però io veramente non sono una scrittrice, io mi sento una traduttrice di quello che la Chiesa annuncia agli uomini e alle donne e cerco di farlo, di tradurre queste cose in un linguaggio che sia
comprensibile. In quel momento, per esempio, ero circondata dalle colleghe del TG3, quindi proprio lontanissime dalla platea normale che si incontra in parrocchia, no? E quindi cerco tuttora, penso che sia un po' il mio piccolo carisma, se ce l'ho, cioè di provare a dire quello che la Chiesa maestra di umanità, come diceva San Giovanni Paolo II, annuncia, cerco di insomma un po' tradurlo, anche perché per me è proprio stato evidentissimo che la Chiesa mi ha salvata in tante svolte. Per esempio, tutto un po' cominciato una volta durante una confessione, e io avevo ritrovato il mio padre spirituale, quello che ci ha sposati, con cui ho fatto il corso vocazionale. Me lo sono ritrovato sotto casa, vicino casa, in via Merulana, noi abitiamo a San Giovanni a Pio Latino, quindi diciamo a 10 minuti a piedi da casa, e quindi andavo a confessarmi da lui. E in realtà andavo a sfogarmi, soprattutto a elencare i miei pochissimi peccati, e poi partivo con quelli di mio marito, no? Perché su quelli sono sempre molto più esperta. E per cui una volta, durante questo sfogo sui peccati, in questo elenco dei peccati di mio marito, padre Emilio, si chiamava così, mi guardava sempre più schifato. E allora dico: no, forse mi devo un attimo ridare un tono, mi devo riprendere. E quindi gli dico: sì, vabbè, io lo perdono dall'alto della mia santità, perché sai, io la domenica vado a messa, lui invece guarda la Roma. E lui mi fa: guarda, secondo me, a giudicare dai risultati, è meglio guardare a Roma che andare a messa, perché cioè, lui è una persona normale, tu sei insomma, ecco, non ti dico che, cioè, non me lo riferisco, ma e quindi e poi mi dice, mi comincia a spiegare, mi dice: tu non ci hai capito niente di che cos'è il matrimonio, di come è fatto tuo marito. Mi disse: io non sono un grande teologo, però sono uno dei migliori donnologi in circolazione, perché sono tipo 40 anni che ascolto le donne in confessionale, 15 o al telefono, 15 ore al giorno. Quindi dice: ormai alcune cose te le devo spiegare, che forse ti possono essere utili. E così, cioè, mi ha cominciato a dire delle cose che ho verificato nella mia vita che erano vere, no? Sulla differenza tra uomini e donne, per esempio nel linguaggio, e quindi mi scuso con chi vede il video, che queste cose le ripeto sempre, però per me sono state veramente una rivelazione, perché per esempio la prima cosa che noi donne usiamo il linguaggio per sfogarci, per dare, cioè toglierci un po' i pesi che ci affliggono, per insomma liberarci delle cose che ci fanno far fatica. Per noi averle raccontate a qualcuno è già parte della soluzione, no? E ci sono le amiche addette a questo, no? Che è proprio una cosa che per noi, noi fa sentire meglio, cioè noi abbiamo raccontato un problema e siamo sollevate. E quindi io all'inizio non mi rendevo conto che facevo così con mio marito, l'aspettavo sulla soglia di casa, anzi lo sentivo da prima, quindi quando sentivo il rumore delle chiavi, tipo cane, no? E mi mettevo pronta all'arrivo, così l'aspettavo e cominciavo con l'elenco di tutti i problemi della giornata, tutte le fatiche, le cose che avevo fatto, per sfogarmi, perché io volevo che lui mi ascoltasse prima di tutto, che è già fantascienza. E poi mi dicesse: no, che donna meravigliosa che sei, fantastica, quante cose hai fatto, brava, no, capisco che sei stanca, però cioè sei stupenda, meravigliosa, solo tu la moglie migliore, la madre perfetta, la donna dei miei sogni. Invece mio marito mi ascoltava tipo 12 secondi, poi faceva: tu fai troppe cose, cioè è inutile che poi vieni a lamentarti da me, cioè fai troppe cose, fanne di meno e non ti lamentare, che effettivamente è un consiglio che potrebbe avere un suo fondamento. Però io non volevo un consiglio, cioè se io mi sfogo non voglio da te un consiglio, sono tipo 25 anni che glielo dico, se io mi sfogo io vorrei che tu mi dicessi, cioè non mi
non mi dire come cambiare, dimmi che sono perfetta, stupenda, magnifica. Invece mi diceva padre mio, un uomo che ascolta uno sfogo si carica di, perché per l'uomo il modo di amare è risolvere le cose, è un modo concreto, fattivo, come San Giuseppe, no? Che silenziosamente si prende in carico la famiglia, fa le cose e non parla mai nel Vangelo, no? E così, quindi mio marito, quando io gli sottopongo, cioè tipo, dico spesso vado, cioè una volta a settimana vado in giro nelle parrocchie, quindi magari a volte dico, io proprio non ce la faccio, ho sonno, sono stanca, no? E mi sa che insomma, non... lui in silenzio, devo pure fare il pieno, che poi è una cosa che odio perché mi intruppo sempre con la carta, con i soldi, non sbaglio pompa, faccio sempre macello. Vedo mio marito che silenziosamente esce, va a prendere la macchina, fa il pieno e la porta davanti a casa, che io lo so che è più faticoso che fare un complimento, però io glielo dico, non, cioè, ogni tanto fammi un complimento, dimmi, no, mi fa, ma li vuoi anche finti? Dico sì, certo, anche finti, non importa, basta che me li fai, no? Vabbè, le solite cose, che si accorga che sono andata dal parrucchiere, che si accorga come se... Cioè, se io mi cambio 14 volte, 14 volte gli chiedo come sto, lui mi fa benissimo senza neanche alzare la testa a vedere, ma come sono vestita? Se glielo chiedo bene, sì, se gli dico guarda adesso girati e dimmi come sono vestita, non lo sa, cioè proprio non c'ha idea. E vabbè, quindi questa è stata la prima cosa su cui mi ha fatto riflettere Padre Emilio, cioè che noi uomini e donne parlano un linguaggio diverso, poi nel nostro caso noi siamo veramente diversissimi, perché io, come sentite, sono logorroica e mio marito proprio non parla, cioè non è che parla poco, parla un linguaggio, proprio non parla, cioè non usa il linguaggio delle parole, usa il linguaggio dei gesti concreti. No? E quindi io all'inizio gli dicevo, ma come? Siamo sposati da pochi mesi e già non mi dice più ti amo. E lui mi dice, ho fatto la spesa. Dico, no, ma che c'entra? Non è la stessa cosa. Però per lui, e poi lui mi dice, scusa, sarà più difficile fare la spesa o dire ti amo? Dico, secondo me per te dire ti amo, perché lo dici talmente poco che deve essere proprio una fatica, proprio una cosa sovrumana. E quindi questa è stata la prima cosa che ho provato a capire. Un'altra, per esempio, è che le donne usano un linguaggio tonale nel quale non contano le parole che si dicono, ma il tono con cui si dicono. Quindi l'esempio che faccio sempre è fai come ti pare, non vuol dire fai come ti pare, chiaramente, è ovvio, vuol dire capisci quello che vorrei io e fallo, possibilmente simulando anche entusiasmo. Per cui, oppure, cioè, come va? No, no, va tutto bene è una delle frasi più minacciose, no? Perché ovviamente se io dico va tutto bene, va malissimo, ma lui deve capire, mi fa, dove ho sbagliato? Dimmelo, perché tanto lo so che qualcosa ho sbagliato. No, no. Vabbè, non importa, che è una, insomma, delle cose che lo innervosisce di più. Quando non mi lamento si comincia a preoccupare perché dice no, non mi dici niente, quindi c'è qualcosa che mi nascondi. Poi vabbè, sulle differenze, che non è tanto il tema di questa sera, potrei parlare veramente ore, perché poi veramente il Signore, io penso che con ognuno di noi fa una storia speciale, ma con me ha sicuramente fatto, cioè mi ha messo accanto proprio un uomo veramente molto diverso da me, forse perché scrivessi, non lo so, per darmi questa missione, perché ci sono dei mariti un po' più, cioè che si accorgono quando vai dal parrucchiere, cioè con qualche optional in più, insomma, un po' più accessoriati. Lui dice, io sono la Land Rover, proprio non c'è niente, però quello che non c'è non si rompe, no? Proprio funziona, effettivamente mio marito risolve tutto in casa, no? Cioè, il mister aggiusta tutto, ma non solo le cose diciamo concrete che funzionano, ma anche l'organizzazione, i passaggi, tutto,
tutto, lui risolve, però non parla. Una volta in Quaresima, padre Maurizio disse ai mariti di ascoltare le mogli 10 minuti al giorno, però dovete ascoltare, proprio ascoltare con tutta l'attenzione, togliendo l'iPad, il telefono, la partita, cioè proprio ascoltare. E mio marito ha detto, ma 10 minuti tutti in fila o anche 2 per volta? E comunque secondo me non ci arriva, anche sommando i vari 20 secondi che mi dedica, proprio, cioè, non ce la fa. Infatti io più spesso lo chiamo al telefono, perché quando è al lavoro e al telefono non credo che possa andare via, cioè, secondo me ogni tanto lo appoggio, mi mette in prima voce, lo appoggio e fa altre cose, però deve salire. Quindi dopo 3 o 4 volte che fa, capisco che è ora di tagliare, ma si accorcia sempre di più il tempo tra un e l'altro, perché man mano che passano gli anni di matrimonio. L'altro giorno era sopra pensiero, ha visto il mio nome sul cellulare, ha fatto invece che pronto, gli ho detto no, scusa, almeno quei 10 secondi iniziali. Senti, perché per lui, ecco, questa è un'altra differenza che diceva sempre padre Emilio, che l'uomo è fatto a cassette, cioè la testa dell'uomo è fatta a cassetti. Quindi ci sono vari argomenti, cioè varie, io sto nel cassetto, spero moglie, famiglia, insomma, cioè, è un bel cassetto bello grande, però quando lui apre il cassetto lavoro, a noi proprio non ci pensa, perché sa, perché ormai i figli sono grandi, stiamo bene, non c'è nessun problema, quindi proprio. Quindi io quando lo chiamo, sembra sempre un po' stupito, ma dimmi, dico no, dimmi, devo avere un motivo per chiamarti, scusa, ho chiamato per salutarti, ma perché parti? Dove vai? No, per salutarti, così per sapere, come dirti come sto. È solo che mi dice, me l'hai detto 3 ore fa, in 3 ore sai quante cose ti devo raccontare, no? Perché sai, Elisabetta, Elisabetta chi? Che è l'amica di cui io ho raccontato magari una settimana prima, che lui proprio ha archiviato nel settore, proprio chi se ne frega, perché cioè, per me tutte le vicende affettive delle mie amiche sono sempre tutte, cioè, ecco, la donna per esempio è fatta. Il cervello femminile ha, come diciamo, uno schermo tipo radar in cui tutte le luci sono sempre, no? Cioè io so dove sono i miei figli, cosa fanno, più o meno, insomma, penso di sapere, almeno ci penso, cioè tengo, vorrei sapere, cioè è sempre tutto collegato, come sta la mia amica, chi devo chiamare, cioè il cervello femminile è fatto, è proprio questo è studiato, non è una teoria di padre mio. Non è diviso in due come quello maschile, cioè la divisione è molto meno accentuata che in quello maschile, che è diviso in due e le due metà a loro volta in due emisferi. Invece il cervello femminile è fatto proprio di molti più collegamenti neuronali. E vabbè, sulle differenze potremmo parlare veramente ore, poi se volete. Lo sguardo, l'udito, vabbè, dico sempre mio marito che l'udito dell'uomo a una certa ora di notte si chiude, non so se vi risulta, che io non ho avuto le gemelle e certo, una volta si è alzato e ha detto, oh, è andata bene stanotte, che non hanno pianto, dico no, è andata bene a te, io praticamente ho dormito 20 minuti perché hanno vomitato, ma lui non è che non volesse, è che proprio chiudeva il canale e d'altra parte sono le mamme che allattano, quindi va bene così. Però insomma, dicevo, sulle differenze potremmo parlare molto, ma il punto è che cioè, la differenza non può mai diventare una ragione, cioè c'è sempre un cammino da fare per capirsi, per capire che tante volte l'altro non ci ferisce con l'intenzione di ferire, ma sta facendo un suo combattimento, insomma, cioè per me il cammino del matrimonio è stato cambiare sguardo, cioè è tuttora, perché ancora sono lì che combatto, cambiare sguardo su mio marito.
E una volta che appunto ero andata a confessarmi in una delle mie solite confessioni in cui parlavo dei peccati suoi, Padre Emilio mi diede da leggere come, mi dava sempre diciamo come penitenza di leggere qualcosa, fare qualcosa, e mi diede da leggere, mi disse cercati la storia di Gudbrando il Montanaro, dico ma dove la trovo questa storia, cioè mi davo sempre delle letture assurde. E, tanto bene, quella sera c'avevo ancora le bambine in età da favole, che bello, che ora hanno 17 anni, sono le gemelle, sono un po' un incubo, ma invece all'epoca ancora leggevo le favole, quindi prendo il mio vecchio libro delle favole di quando ero piccola, lo apro a caso e trovo Gudbrando, dico vedi quando il Signore ti vuole proprio parlare, arriva. E quindi lessi questa storia che vi racconto brevemente perché per me è stato proprio, diciamo, è un po' un'icona a cui cerco di pensare, non abbastanza spesso, però ogni tanto sì. E racconta di una coppia che abita in montagna, hanno due mucche e decidono di andare, decidono insieme, questo è importante, la comunione, decidono di andare a venderne una giù al mercato del paese. Gudbrando va giù al paese e la moglie rimane a casa e cerca, aspetta al mercato tutta la mattina, non riesce a venderla, quindi si cammina di nuovo su montagna verso casa e però incontra, mentre cammina con la mucca, incontra un cavallo, un uomo con un cavallo che gli chiede, propone di barattare la mucca col cavallo. Gudbrando accetta, dice almeno intanto ho fatto qualcosa. Poi prosegue, proseguendo incontra uno con un maiale e lo baratta, poi uno con una pecora, una capra, un'oca, un gallo, sempre con animali di valore inferiore, però dice vabbè almeno faccio qualcosa, cioè insomma smuovo un po'. Poi alla fine sta tornando col gallo sotto braccio e incontra un uomo che lo vuole comprare. Quindi dice, vabbè, lo vendo, un po' di soldi ci faranno comodo e con il gruzzoletto va verso casa, però si ferma alla trattoria del paese e cena perché è affamato e stanco e pagando si accorge che spende tutto quello che ha ricavato dal gallo. Quindi si arriva a casa a mani vuote, il vicino lo vede e vede senza mucca e chiede allora quanto hai ricavato? Insomma, racconta tutta la storia e il vicino fa, questa volta, cioè fa, non vorrei essere nei tuoi panni perché tua moglie chissà quante te ne dirà. Mi fa, no, guarda, per mia moglie va sempre tutto bene quello che faccio, quindi andrà bene anche questo, sto tranquillo. No, fa il vicino, questa volta non è possibile, non ci credo che tua moglie non ti dica niente. E allora scommettiamo un sacco di monete d'oro, il vicino prende un sacco, lo mette insomma, fuori di casa e dice se tua moglie non ti dice niente, il sacchetto sarà tuo. Va bene, Brando accetta, entra in casa, il vicino si apposta dietro la finestra. Allora, caro, vieni che è pronta la cena, riposati, sarai stanco. Già qui vedo qualche piccola differenza con casa mia. No, perché io quando arriva mio marito ho tipo il papiro con le cose che deve fare prima di sedersi, se ho cucinato, perché se non mi sa dimentica. Vabbè, quindi fa, vieni caro, siediti, è pronta la cena. No, veramente ti devo dire che ho già cenato. Ah, va bene, non ti preoccupare, ma com'è andata con la mucca? Veramente l'ho barattata con un cavallo, hai fatto bene, andremo alla messa col calesse. No, veramente ho barattato il cavallo, ma insomma, per farla breve, per ogni animale la moglie trova un dato positivo, col maiale il prosciutto, con la pecora il formaggio e la lana, la capra neanche bisogna pascolarla, con l'oca faremo l'arrosto e il piumino, il gallo ci sveglierà la mattina. No, ma io veramente il gallo l'ho venduto, è fatto proprio bene, ma noi ci svegliamo quando ci pare, ma che ci importa? E poi ti devo dire che per cenare ho speso tutto il ricavato del gallo, quindi niente, i contanti che volevi mettere sotto il materasso non ce l'ho. Ma che mi importa del gallo? Per me quello che conta è che tu sia tornato a casa, che tu sia mio marito e che mi voglia bene e tutto il resto.
non conta per me, conta meno, ecco. E così Good Brando vince il sacco pieno di monete d'oro. Tenete presente che era la penitenza di una mia confessione, perché io invece al contrario, cioè qualunque cosa facciano un po' tutti in casa, ma soprattutto mio marito, c'è sempre un piccolo consiglio da dare, una piccola correzione da fare, ma sempre per il loro bene, chiaramente, no? Questa cosa da Questa sindrome da maestrina, una volta uno alza la mano da un fondo alla sala, fa: no, ma mia moglie non è maestrina, è preside. E quello vicino a lui fa: la mia mi sa che è ministro della pubblica istruzione, c'ha da ridire sempre su tutto. Quindi è un po' la sindrome che abbiamo tutte noi, credo, molte di noi almeno. Infatti, il famoso sposatisi sottomessa che citava padre Vincenzo, cioè famoso perché mi ha procurato anche qualche guaio, denunce, raccolte di firme contro in Francia, denunce in Spagna, perché poi è stato tradotto. In realtà faceva riferimento a questa, cioè la sottomissione, almeno io ho capito così di San Paolo, che cioè il matrimonio è un luogo di conversione per gli sposi. E ci sono dei punti su cui dobbiamo lavorare entrambi. E per la donna una delle tentazioni più forti è quella di giudicare e di guardare gli altri con gli altri, cioè il marito soprattutto, poi forse spesso anche i figli, con lo sguardo di chi deve migliorare gli altri, no? Ma spesso diciamo anche cose sensate, non è che credo, cioè mio marito fa: tu è vero, c'hai quasi sempre ragione, no? Però quanto ti piace averci ragione, cioè quanto ti dà gusto, no? E per te le parole più belle del mondo, Woody Allen diceva, non solo ti amo, ma è benigno. Invece per te c'hai ragione. Io ho detto: no, più bella sei dimagrita, però certo anche c'hai ragione. Effettivamente ha un suo perché. No, cioè, per noi, almeno per me, ma credo di poter parlare per molte donne, non voglio assolutizzare, cioè il fatto cioè, che la nostra visione sia in qualche modo confortata, accreditata, cioè, è molto importante. Una volta le mie figlie femmine hanno chiesto a mio marito: come ci si sente a essere maschio? E il babbo fa: ma in che senso? A non avere mai ragione. Fa: no, mio marito ha detto: no, ma io qualche volta ce l'avrei anche ragione all'inizio, solo che dopo un quarto d'ora mi arrendo, perché cioè, è talmente faticoso combattere con la mamma che alla fine le do ragione, che insomma non è che proprio mi è piaciuta tanto questa spiegazione, però. Comunque, in sintesi, io non so quanto devo andare avanti. Cioè, in sintesi, penso che mentre il mondo fuori dalla Chiesa annuncia un po' che il matrimonio, per quei pochi che ancora lo fanno e ci credono senza la fede in Dio, c'è cioè questa, comunque, qualcuno ancora c'è sempre meno, praticamente si dimezzano ogni anno. Però comunque c'è l'idea che ti sposi perché l'altro ti faccia stare bene, no? E invece io almeno quello che ho sperimentato e che ho visto poi in tanti giri per l'Italia, in tante parrocchie, persone che ho incontrato, cioè è che a volte, diciamo, è che sempre per chi è chiamato alla vita matrimoniale, il matrimonio è il luogo della conversione, e il punto non è stare bene, ma convertirci entrambi. E a volte, diciamo sempre, si passa anche attraverso la croce, e a volte la croce può essere proprio la sposa o lo sposo, nel senso che i punti in cui facciamo fatica, ci danno magari. Le cose che ci danno fastidio degli altri ci dicono che ci dobbiamo convertire proprio su quello, perché il peccato degli altri ci dà fastidio quando risuona in noi, no? Perché quando ci è estraneo neanche lo vediamo.
E quindi la famiglia è questo laboratorio di conversione quotidiana, mentre appunto il mondo annuncia che l'uomo, se tutto va secondo i suoi desideri, tutto va liscio, diciamo, se le cose gli vanno bene, non ha croci, non fa troppe fatiche, insomma, cerca di evitare i problemi, è contento. Io penso di poter dire con certezza che, cioè, non è vero che se tutto ti va bene, ti va liscio, secondo quello che avevi deciso per te, sei felice, perché in realtà c'è un vuoto dentro di noi, c'è un bisogno di una pienezza che solo l'incontro con Dio riempie, e questo incontro, cioè, per gli sposati avviene. È il luogo privilegiato, è il matrimonio, cioè noi dovremmo rispondere prima di tutto di quanto abbiamo saputo voler bene all'altro nel matrimonio, e voler bene significa volere che l'altro, come direbbe Don Giussani, compia il suo destino, cioè che sia sempre più se stesso e non che sia come noi pretendiamo, desideriamo, vogliamo che sia. E quindi davvero, cioè, il matrimonio è il primo luogo in cui si sperimenta il Vangelo. Padre Maurizio una volta mi ha colpito tantissimo perché ha detto: se un altro, se uno ti pesta un piede, o se pesti un piede a uno per sbaglio in autobus, gli chiedi scusa, o se questo si scusa, dice: vabbè, non si preoccupi. Se questa cosa succede invece in famiglia, no, cioè, ti arrabbi da morire. E invece, cioè, è il luogo in cui va sperimentato prima di tutto, porgi l'altra guancia, perdona 70 volte 7, è la famiglia, cioè, è lì che siamo chiamati a dare il meglio di noi, cioè, sia dal punto di vista proprio dell'amore, ma anche io ho lanciato ormai tanti anni fa la crociata contro le mutande ascellari. L'ho detto una volta anche a Radio Maria, mi disse, dopo quando mi saltarono, uno della regia mi disse: lo sa signora, mi sa che è la prima volta che la parola mutande viene pronunciata qui negli studi di Radio Maria. Ma in realtà il senso era che tante volte tendiamo a pensare che la famiglia è quel posto tranquillo dove ci si rifugia, però che le cose importanti si fanno fuori, no? Quindi l'idea dei vestiti da casa, no? Di mi rilasso, insomma, do il peggio un po' di me quando sto fuori, quando sto in casa. Questo, cioè, non è questa la chiamata al matrimonio. Una volta raccontavo questa cosa a una giornalista di un settimanale femminile, dicevo, insomma, bisogna curare l'intimità, curare anche dei momenti privilegiati, dei momenti per dedicarsi delle attenzioni, dei gesti di cura, così, e quindi non vanno bene che la maglietta bucata, macchiata, te la metti in casa, eccetera. E quindi questa mi ha cominciato a fare domande: ma quindi lei non ha i vestiti da casa? Ormai l'avevo detto, quindi ho tenuto un po' la parte, ma forse un po' esagerato, perché in realtà, come tutti noi, ho anch'io la mia felpa macchiata che metto in casa, però ormai l'avevo detto, quindi ho tenuto la parte. E quindi a un certo punto mi arriva via mail questo articolo non mi ricordo se era tipo Vanity Fair, in cui dicevo che io in casa sempre con la vestaglina leopardata, le ciabattine con le piume, il pizzo, truccatissima, perfetta. E così mio marito torna la sera, perché lui fa 2 o 3 giorni a settimana, fa il turno serale, quindi torna all'una, e io l'aspetto più o meno sveglia, ma meno che più, e quindi ero riversa sul divano con la giacca di paille dell'Oviente, la ciabattona, la gamba pelosa, l'occhiale, la miope, cioè proprio che russavo sul divano. Quindi entra mio marito, che aveva visto sta mail prima di me, mi fa: ah,
no, complimenti, perché ho saputo che c'è una che va in giro a dire che lei in casa è sempre tutta in tiro, tutta col pizzo, un po' distrutto. Mi fa, ma beato il marito di quella. Dico, vedi, le fortune. Però insomma, a parte diciamo i cedimenti, comunque l'idea è, cioè il cambiamento almeno per me è ricordarmi che è in casa che ci giochiamo tutto, cioè ci giochiamo la vita eterna in casa, che come dice il Vangelo, non puoi dire di amare Dio se non ami il fratello che hai accanto. Per noi sposati la prima cosa è quello, e a volte amare può significare accogliere delle fragilità, può, cioè penso che in preghiera gli sposati debbano continuamente chiedere al Signore di darci lo sguardo che Lui ha sul nostro coniuge, no? Cioè, quindi Dio non vede il male, Dio vede solo il dolore dei suoi figli quando sbagliano, quindi non ci accusa mai. E niente, vorrei, nel libro non ho parlato per niente perché è un po' lunga la premessa e poi vi voglio mandare a dormire, però vabbè, il libro parla del fatto che a volte quando si fa fatica si comincia a pensare magari o ho sbagliato marito, ho sbagliato moglie, oppure bisogna cambiare questa cosa nella nostra storia è sbagliata. Ma invece cioè, il punto della conversione è che proprio le cose che ci fanno fare fatica sono quelle giuste, cioè sono quelle buone per noi, che il Signore ha pensato per noi, quella fragilità nostra, quella fragilità della moglie, del marito. E quindi questo libro prova a, diciamo, a dire che sì, che vale sempre la pena rimanere insieme anche se fossi, cioè tutti, anche se che mi sono venuti in mente. Noi per esempio adesso siamo nel periodo di forse fatica maggiore perché appunto abbiamo due adolescenti femmine e in confronto i bambini piccoli, te lo vorrei dire, non erano niente. No, la fatica fisica è maggiore, però insomma la sfida che ti mettono davanti gli adolescenti secondo me è, cioè, molto impegnativa per la coppia ed è importante per la nostra esperienza che stiamo facendo, anzi, rinsaldare la coppia perché i figli hanno bisogno di vedere la comunione tra i genitori. I figli vedono tutto, cioè vedono che siamo diversi, vedono che a volte facciamo fatica, però che comunque alla fine della giornata ci si chiede scusa, ci si perdona ecco, cioè, per me la comunione la comunione tra i genitori è il messaggio educativo più forte per i figli, anche perché i figli non ascoltano con le orecchie ma con gli occhi, cioè vedono i genitori e non, cioè, non credo che non ascoltano una cosa che tu dici se non la vivi, cioè vogliono vedere come vivi e la grande domanda che fanno i figli è: ma vale la pena stare al mondo? La prima domanda a cui anche tutti noi dobbiamo rispondere, cioè vale la pena? C'è un bene più grande che mi sostiene, che mi porta avanti, che mi dà anche la ragione per alzarmi, fare tutte le corse che tutti noi facciamo, tutte le fatiche? Cioè questa è la grande domanda, secondo me, che ci fanno i figli. Rubo gli ultimi 5 minuti, va bene, poi rimando, per dire che cioè, secondo me tutto questo è possibile se uno fa una vita, cioè non dico una vita di preghiera perché noi laici non possiamo, però cioè, trova dei momenti di privilegiati per il Signore anche nelle nostre giornate. Padre Emilio diceva, se una donna, soprattutto una donna, non mette in moto una vita spirituale seria, a un certo punto sbrocca. Il termine teologico e diceva prende poi, se no prende il comando la pazza di casa, che invece tu,
sai che c'hai tutti quei sentimenti dentro che se si vedessero i sottotitoli, no, faresti una figura proprio, se si vedesse quello che pensi veramente ogni tanto. Però cioè, tu sai che il male dentro di noi c'è in tutti, non c'è via di scampo, ce l'abbiamo tutti. L'importante è se cerchiamo di tenerlo sotto, no? Per esempio, diceva San Filippo Neri, l'altro giorno ho fatto il pellegrinaggio delle sette chiese, diceva la vanagloria può essere padrona, compagna o serva, però comunque c'è, è padrona se tu fai le cose per la gloria, è compagna se tu fai le cose e la gloria viene, vabbè, però insomma non è quello il motivo, e è serva se tu preghi per tenerla giù. E penso che questo valga per tutte le tentazioni, cioè ci sono sempre, anche Gesù è stato tentato, ha attraversato ogni sorta di tentazione, dice, mi sembra, il Vangelo di Luca. Quindi anche lui è stato invidioso, cioè tentato dal pensiero dell'invidia, da tutte le tentazioni, però lui le ha tenute giù. Noi, cioè io almeno, so più le volte che vincono che le altre, però cioè, è un combattimento da fare, almeno sapere che è un combattimento che facciamo tutti, ecco. E quindi dicevo, bisogna trovare dei momenti, no? Mettere in moto una vita spirituale. E quindi avevo scritto appunto un libro su questo tema, che si salvi chi vuole. E avevo delle mie amiche erano venute a trovarmi al mare un'estate ormai del 2018. E mi avevano detto, io per scherzo dicevo sempre, siamo come dei monaci metropolitani, cioè cittadini, perché dei monaci che viviamo in città, in casa, scuola, lavoro, tutto quello che facciamo, insomma, ognuno di noi, però con un cuore che cerca, non dico fisso perché quello no, però che cerca più volte al giorno di riportarsi al cuore della vita, quindi a Dio. E quindi con le mie amiche dicevamo siamo monache, però unite via wifi, io intendevo i social o la telefonata, il pensiero, anche una preghiera via Spirito Santo, insomma così. E una volta appunto queste amiche che mi erano venute a trovare al mare hanno detto sì, vabbè, però tu a Roma sei avvantaggiata perché ci avete tutti i pretoni, disse, c'è Don Fabio Rosini, tu se vuoi vai da Don Fabio, vai da Padre Maurizio, vai da questo, vai da quest'altro, io invece sto qui nel mio paesino, provincia di Pistoia, cioè, insomma vedo tre vecchietti ottantenni alla messa. Allora ho detto, vabbè, venite una volta a casa mia a Roma, diciamo un rosario insieme, poi vi porto da qualche pretone alla messa. Questa era stata l'idea iniziale. E poi ho pensato, forse ho dimenticato di dirlo, quella alla Paola di Brescia, quell'altra a Messina, perché c'ho amiche un po' sparse in tutta Italia. E così l'ho scritto sul mio blog dicendo faremo una giornata di diciamo rosario a casa mia e poi andiamo insieme alla messa, e pensavo 10-12 amiche, invece si sono iscritte 1900 persone, e quindi a casa no, perché non c'entravamo, con mio marito già se siamo in due c'è cioè qualcuno che fa troppo rumore, figurati. E quindi vabbè, mano a mano che le persone aumentavano, avevo chiesto la parrocchia, poi per farla breve, insomma, alla fine quasi 2000 persone, non sapevo dove metterle, e per tutta una serie di incastri complicatissimi, alla fine ci hanno prestato la Basilica di San Giovanni in Laterano, poi l'anno dopo San Paolo fuori le mura, e poi siamo diventati l'ultima volta 3600, e quindi ci hanno prestato San Pietro. Una volta l'anno succede, e la prossima sarà il 9 novembre. I temi sono stati appunto la vita spirituale in generale e poi i cinque sassi che la Madonna Medjugorje dà contro
il nemico che è il peccato, e quindi l'ascolto della parola di Dio, la preghiera, la confessione, l'Eucarestia, e il prossimo purtroppo è il digiuno. Infatti tutte le amiche dicono io non ce l'ho, però spero che. Quindi per dare un po' un tono un po' più accattivante l'abbiamo chiamato fame e sete di Dio, così un po' vago, cioè proprio digiuno digiuno. No, perché io col digiuno faccio molta fatica. Da quando poi una volta un sacerdote mi disse liquida non frangunt, cioè le cose liquide non rompono il digiuno, perché era venuta a trovarmi sotto al lavoro, io lavoro a Borgo Sant'Angelo, alla latteria, ho preso il caffè che già non so se è contemplato nel digiuno, poi c'era la panna, la tazzona con la panna, mi faccio non Alessio, ma secondo te la panna è digiuno? Mi fa, bah, non lo so, forse no, però liquida non frangunt. Io mi sono aggrappata a sta cosa del liquido, no? Dico, anche i pocket coffee se li fai sciogliere piano piano alla fine diventano liquidi. E quindi ho cominciato a pensare come frullare la pizza con la salsiccia, insomma, mi si è aperto un mondo. Però vabbè, ecco, questo per dire che comunque è nata veramente un po' per caso questa cosa, a cui siete tutti invitati, ma viene gente da tutta Italia veramente. Però quello cioè, che per me è importante è che noi che organizziamo, quelle famose amiche che erano venute al mare, sono diventate con me le organizzatrici, però noi non è che parliamo, perché come scrivevo l'altro giorno, la seconda lettura di domenica diceva Dio ha dato a qualcuno di essere maestro, apostolo, profeta. Noi ci sentiamo cani da pastore, nel senso che raduniamo gli amici e diciamo venite a sentire questo pastore. Quindi organizziamo queste giornate e invitiamo dei sacerdoti che fanno, quindi a novembre faranno delle catechesi sul digiuno, Gesù che digiuna, come si fa digiunare per fare spazio a Dio, lo spazio alla parola, eccetera. E questi sacerdoti sono un po' da tutte le sensibilità, cammini, non tutti che non possiamo, ma cammino neocatecumenale, CM, Opus Dei, c'è un monaco, c'è un diocesano, c'è un religioso, insomma. E l'intento è di aiutarci tutti a stare più nella Chiesa che è veramente cioè una maestra, ecco, anche per noi laici che viviamo nei nostri matrimoni così, insomma, normali, ecco. Il mio è normalissimo, come anche un po' subnormale ogni tanto. E niente, mi fermerei qui, che è già un'ora che parlo. Che dite? Non so se c'è qualche domanda, critica, obiezione.